Amici di Metal.it, oggi vi porto nella testa di Blackie Lawless. Pronti per i Wasp? Sigla! Ed eccoci qui, amici della gloria, bentornati alle nostre immarcescibili tier list che ormai vanno avanti da 30 e passa settimane. Grazie mille per il continuo flusso di complimenti, critiche e attenzione, di attenzione che avete riservato a questa piccola rubrichetta partita quasi per gioco tanto tanto tempo fa e che invece ormai è diventata un appuntamento imprescindibile del venerdì sera. Io sono Sbranf, questo è il canale YouTube di Metal.it che come al solito esiste grazie soprattutto ai nostri abbonati che ringrazio ancora una volta per il loro contributo economico. Se volete potete farlo anche voi, cliccate sul tasto abbonati e scoprirete magicamente che esistono due livelli di abbonamento, uno Amaranth e uno Iron Maiden. La spesa è irrisoria per voi, fondamentale per noi. Altrimenti, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e spuntare la campanella per restare sempre aggiornati con le mille novità del canale YouTube di Metal.it e magari metterci anche un bel like al video se il video vi è piaciuto. Tutto questo per noi è vitale per portarci sempre più in alto nell'algoritmo, come vi dico ogni volta. La band di cui stiamo per parlare è una di quelle band di cui si dice di solito non ha bisogno di presentazioni. I Wasp li conoscono tutti, la creatura di Blackie Lawless, questa band californiana che nella sua vita ne ha passate di ogni, nascendo in un mondo glam, ma già con un'attitudine shock rock più vicina, se volete, a Alice Cooper nei primi dischi, a questo impatto un po' sanguinolento, grandguignolesco, per poi virare su territori più oscuri nei testi, nei significati delle canzoni. Il tutto sullo sfondo di una vita veramente incredibile, quella di Blackie Lawless, che ha avuto alti, bassi, momenti di riconversione al cattolicesimo da cui lui è partito, rinnegamenti di alcune fasi della sua storia musicale, insomma un sacco di helter skelters. Vi racconterò tutto, apriamo subito la tier list, così possiamo vedere la grande discografia dei Wasp. I Wasp infatti vantano in studio 15 album che vedete qui sotto le nostre solite righe: capolavoro, ottimo, buono, sufficiente, mediocre e, per carità, anzi, aspettate che cambio il colore delle righe così sono più facilmente visibili. Molto bene, bravo Sbranf. Oltre ai 15 album in studio, ne vedrete uno live. Non è l'unico live, ma è l'unico che ho sentito di dover mettere in tier list perché gli va resa giustizia, perché è un po' un album molto importante nella carriera dei Wasp. Una carriera che è partita discograficamente addirittura nel 1984 e che, come ultimo prodotto in studio inedito, diciamo di inediti, si è fermata nel 2015. In realtà ci sono altre cose dopo il 2015, ma ne parleremo quando ci arriviamo. Prima di cominciare, altre due parole ancora per il nome della band. Come molti di voi sapranno, in inglese la sigla Wasp sta a indicare White Anglo-Saxon Protestant, cioè l'americano medio, bianco, anglosassone e protestante. In realtà i Wasp usano questa sigla non spiegando mai definitivamente il significato. Nelle prime copertine dei dischi c'erano allusioni a vari significati, come per esempio We are sexual perverts, e quindi con l'allusione sessuale che era presentissima nei primi album dei Wasp. Il primo chitarrista, Randy Piper, della band invece ha dichiarato che ebbero un incidente con una Vespa, uno di loro, mi sembra proprio Randy, fu punto da una Vespa e la cosa della Vespa piaceva a Blackie come animale e però gli volle mettere i punti, farne un acronimo per essere più figa. Insomma, non si è mai raggiunta una verità definitiva sul significato del nome Wasp. Quindi prendiamolo così com'è e tuffiamoci nel primo album. Partiamo proprio con l'album omonimo. Wasp è il 1984 e l'album esce già per Capitol Records. Perché? Perché Blackie Lawless e soci fanno già parte della scena
glam, hair metal, californiana, per cui sono già dei nomi molto conosciuti e non gli è difficile riuscire a trovare un buon contratto. Peraltro la band nasce dalle ceneri dei Circus Circus, altro gruppo, e a quei tempi Blackie Lawless se la faceva spesso con Nikki Sixx, per cui c'era, diciamo, affinità di persone frequentate, di giro, e il giro lo ha portato appunto ad avere già un bel contratto sin dall'inizio. Per cominciare proprio col botto, peraltro, il primo singolo che doveva essere estratto da Wasp è la famosissima Animal Fuck Like a Beast, una canzone che viene immediatamente censurata, tanto che la stessa Capitol si rifiuterà di pubblicarla nell'album, che infatti uscirà soltanto come singolo fuori dall'album. L'album infatti inizia con I Wanna Be Somebody, una delle canzoni più famose dei Wasp, ma sarebbe dovuto iniziare proprio con la famosissima Animal Fuck Like a Beast, una canzone, come tantissime ce ne saranno nella prima fase dei Wasp, tutta dedicata al sesso, alla perversione, alla violenza sessuale, nel senso di ti mangio, ti scopro, bla bla, e unica tematica quasi costante all'inizio dei primi album dei Wasp. Il primo album in realtà è una carrellata di canzoni, una più bella dell'altra. Vado a citare Love Machine, che sembrano i Motley Crue ma molto meglio per fortuna, School Days, una canzone contro la scuola, classica canzone di ribellione giovanile, Hellion, On Our Knees, la bellissima Tormentor, che peraltro finisce nella colonna sonora di un film, di Ghost Warrior, e poi l'ultimo, che secondo me è forse una delle canzoni più belle dell'album, The Torture Never Stops, veramente riffoni come se piovessero. Randy Piper ha una mano fatata, completa la formazione peraltro Chris Holmes all'altra chitarra di lusso e Tony Richards alla batteria e alle backing vocals. Questa è la prima formazione dei Wasp e questo è il primo album dei Wasp prodotto insieme a Mike Varney, che chi conosce l'ambiente californiano degli anni 80 sa essere uno dei grandi scopritori, talent scout di quel periodo lì. Per quanto mi riguarda, Wasp è veramente un capolavoro, io non lo tocco dalla riga capolavoro, perché è un album esplosivo, veramente con un impatto potentissimo e che non ha nulla da invidiare a molti altri dischi che verranno dopo. Il secondo capitolo della discografia dei Wasp esce semplicemente l'anno dopo, nel 1985, e si chiama The Last Command. Ci sono già cambi in formazione, entra Steve Riley alla batteria e sarà l'ultimo album di Randy Piper, uno dei fondatori appunto della band, che uscirà subito dopo The Last Command. Le tematiche sono sempre di amore violento, Youth Gone Wild, direbbero gli Skid Row. È uno degli album che si è piazzato meglio nelle classifiche. Quando uscì arrivò 47esimo nella Billboard USA, che è veramente tantissimo. Dopo quest'album, peraltro, i Wasp andranno in tour, aprendo per i Kiss del tour di Asylum, insieme agli allora sconosciuti Anthrax. E poi addirittura apriranno per i Black Sabbath di Seventh Star. Vi ricordate l'incarnazione quella di Tony Iommi e soci, per capirci. Ottima produzione per l'album, un album che però per me è un po' ripetitivo in alcune canzoni. C'è ancora la super cazzimma iniziale e infatti ci sono delle canzoni fantastiche tipo Wild Child, Ball Crusher, il blues rock di Blind in Texas, The Last Command, trascinantissima, bellissima Sex Drive alla fine con un riffone quasi alla Maiden. Se ogni tanto vi vedete abbassare gli occhi, perché devo leggere negli appunti, perché non sono in grado di ricordarmi i nomi dei titoli di 15 album a memoria, ma poi Cries in the Night, insomma, se non fosse per un paio di canzoni secondo me un po' deboli come Fistful of Diamonds, Widowmaker, di cui comunque salvo il riffone epico, Jack Action, che non mi fa impazzire, anche quello con un bel riff, diciamo che The Last Command è un gradino sotto all'album di esordio, ma veramente un altro disco col botto. È un periodo di super lavoro per i Wasp, che sono nella classica situazione disco tour, disco tour, disco tour, senza nemmeno respirare. La band ha un grande successo, la casa discografica spinge alla grande, e così l'anno dopo, nel 1986, esce Inside the Electric Circus. Eccolo qua. Abbiamo un nuovo bassista, Blackie Lawless, infatti molla il basso che aveva suonato nei primi due dischi per passare alla chitarra ritmica, e entra Johnny Rodd a completare la formazione. Quindi una formazione sempre a quattro, dove però Blackie suona la chitarra ritmica al posto di Randy Piper, che se n'è andato.
Inside the Electric Circus è un altro album che vende molto bene, ma per stessa ammissione di Blackie è un album un po' stanco, perché erano stanchi loro nel momento della scrittura, e stanche un po' le canzoni. Disse lui che forse è il suo album meno preferito, ma in realtà è un album veramente che spacca. È forse l'album più glam metal di tutti, con un sacco di canzoni fighe, fra cui cito 9-5 Nasty, bellissima, la cover di Ray Charles di I Don't Need No Doctor, fighissima, la title track, Restless Gypsy, Shoot From The Hip. Forse la parte dopo, il lato B, si siede un pochino, ma ci sono comunque canzoni fighissime tipo The Rock Roll Zone, of King of Sodom and Gomorrah. Insomma, per me è un altro ottimo album, non a livello del primo disco, ma qui siamo veramente su livelli altissimi. Primo periodo, Wasp è veramente un periodo col botto, immortalato, ed eccolo qua, da un live, Live in the Raw, uscito nel 1987, sempre per Capitol, che fu un live stupendo, con peraltro tre canzoni inedite, due live, The Manimal e Harder Faster. Harder Faster dedicata al famoso gruppo di censura PMRC, di cui i Wasp erano oggetto continuo, e poi Scream Until You Like It, bellissima canzone, che finirà anche questa in un film, Gaulis 2, qualcosa del genere. Dopo il tour, dove lo mettiamo? Ottimo, un altro disco ottimo, un live veramente fighissimo. Dopo il tour da cui è stato tratto Live in the Raw, Steve Riley lascerà la formazione. Avremo una rivoluzione, una doppia rivoluzione nel prossimo album. E il prossimo album è uno di quegli album che per gli appassionati dei Wasp è già leggenda. Stiamo parlando di The Headless Children. Eccolo qua. 1989, sempre per Capitol. E se volete il primo album a non parlare di figa per tutto il tempo, ma tutt'altro, invece le tematiche si fanno più sociali e si faranno sempre più sociali nei dischi di Blackie e soci di qui in avanti. I nuovi innesti in formazione sono niente po' di meno che Frankie Banali alla batteria. Chi conosce l'ambiente glam, hard rock, AOR, hair metal, conosce Frankie Banali dai Quiet Riot a tanti altri gruppi, un grandissimo turnista. E addirittura Ken Hensley degli Uriah Heep come guest alle tastiere in un pezzo di cui parleremo di qui a poco. Paradossalmente il disco però venderà mediamente e porterà i nostri a girare su palchi molto piccoli per il tour susseguente. È l'ultimo album con il mitico Chris Holmes alla chitarra, che lascerà la band per 6 anni e tornerà più avanti, ed è l'ultimo anche per Johnny Rod al basso. È un album meno glam, i Wasp annusano l'aria, capiscono che il glam comincia a non tirare più e preparano un po' il cambiamento e la virata, diciamo, seriosa che avranno da The Headless Children in poi. È quindi il secondo album capolavoro? Per me no, nel senso che all'album capolavoro mancano delle canzoni. Secondo me, vi cito le canzoni che non sono da album capolavoro: Thunderhead, secondo me non lo è, The Heretic, l'opener, secondo me non lo è, Neutron Bomber non mi fa impazzire, e anche l'intermezzo acustico Mephisto Waltz. Così, ma dall'altra parte c'è tre quarti di album come Man Eater, come Forever Free, dove Blackie mi ricorda quasi John Oliva nel modo di cantare, la title track molto sabbatiana, epica, bellissima, The Real Me, la cover degli Who, bellissima, e l'ultima Rebel in the FDG, che sarebbe per Fucking Decadent Generation. Insomma, un album più sociale. Insomma, dove lo mettiamo? Ottimo! Questo giro la colonna degli ottimi, veramente bella cicciona. Ma che succede? Succede che dopo tutte le defezioni che vi ho detto, quindi Chris Holmes, Johnny Rod, eccetera, i Wasp si sciolgono per un brevissimo periodo, perché Blackie pensa che non ci sia più il tiro, il seguito dietro la band. In realtà la cosa dura pochissimo, perché l'anno successivo i soli Blackie Lawless e Frankie Banali rimettono insieme i Wasp e si dedicano al nuovo album, che doveva essere un album solista, ma che un album solista non fu. Piccolo aneddoto curioso: in quel periodo Blackie Lawless viene audizionato per fare il T-1000 nel film Terminator 2,
con Arnold Schwarzenegger e viene scartato perché è troppo alto. Per la cronaca, Blacky Lawless è 1,93 m. Quindi avrebbe potuto, la sua carriera avrebbe potuto prendere una direzione cinematografica improvvisa, invece niente di fatto, grazie al cielo, visto quello che sta per arrivare. Quello che sta per arrivare infatti è The Crimson Idol, 1992, Parlophone Records. Questo è l'album della consacrazione di Blacky Lawless. Come vi ho detto prima, doveva essere un album solista, ma non lo è. Entrano in formazione il compianto Bob Kulick alla chitarra, Frankie Banali è alla batteria, Blacky suona la chitarra ritmica e il basso e tutto il resto. Ci sono anche altri guest, fra cui Steve Howland, che diventerà il batterista dei Wasp, e Doug Aldrich addirittura, che farà un assolo di chitarra su una canzone, ossia Arena of Pleasure. Che cos'è però The Crimson Idol? Lo sanno anche le pietre. The Crimson Idol è un concept album sulla storia di Jonathan Steele, questa rock star che ha una fase di ascesa clamorosa e poi una fase di autodistruzione clamorosa. Un concept album fatto veramente come Dio comanda, con nessuna canzone intermezzo, nessuna parte narrata, ma con un discorso che fila perfettamente da una canzone all'altra, portando avanti una storia veramente coinvolgente e drammatica. Non fatico a paragonarlo a Operation Mindcrime come struttura. Per me Operation Mindcrime è inarrivabile, ma nei dintorni di Operation Mindcrime The Crimson Idol ci può stare tranquillamente bene. Manco a dirlo, l'album lo lasciamo in capolavoro, perché è un disco veramente in capolavoro. Nel 2018 quest'album verrà reinciso e chiamato Re-Idolized, The Soundtrack to The Crimson Idol, uscendo anche con un DVD che era il progetto originario. Nel progetto originale, infatti, quest'album doveva essere accompagnato da un mini film proprio che raccontava la storia di Jonathan e tutte le sue mille avventure e disavventure che gli capitano durante la storia narrata nel disco. Nel 1993 una compilation, vi faccio vedere la copertina qui, First Blood, Last Cuts, fatta fondamentalmente per liberarsi dal vecchio contratto discografico, ed è peraltro, cosa curiosa, il primo CD ad avere Animal Fuck Like a Beast dentro. Due pezzi nuovi nella compilation, ma fondamentalmente è una compilation abbastanza innocua, o come dico sempre, per collezionisti. Si cambia tutto, si cambia casa discografica, anzi se ne prendono due, perché da questo momento i Wasp pubblicheranno per Victor in Giappone e per Castle Music in America. La Victor è una casa molto forte in Giappone, infatti andranno fortissimo in Giappone i Wasp. Invece la Castle farà un po' fatica a piazzare i Wasp in America, che da questo momento in poi sposteranno leggermente il fulcro commerciale delle loro attività verso l'estremo oriente. Il nuovo album esce nel 1995 e si chiama Still Not Black Enough. Eccolo qua, con questo bel corvazzo nero in copertina. Molti lo definiscono una specie di sequel di Crimson Idol, non certo nella storia, ma nel mood. Siamo, come potete immaginare dal titolo e dalla copertina, nel nero più nero. Tematiche molto pesanti di depressione, di disagio sociale, di cattiveria, di rabbia, che vengono prodotte in quest'album, che è un buon album, ma che ha momenti altalenanti rispetto soprattutto al capolavoro che lo ha preceduto, non ne parliamo nemmeno. Curiosamente la versione americana di questo album ha tre pezzi in più, che sono One Tribe e poi due cover, Tie Your Mother Down dei Queen e Whole Another Rosie degli AC/DC. Il resto invece è tutto uguale, con delle canzoni belle come Still Not Black Enough, Black Forever, Keep Holding On, che è un lento super pop, ma beh, piace molto, è fatto bene, quando una canzone è fatta bene funziona, funziona lo stesso. E poi altre canzoni un po' così, un po' cosà, tipo Rock and Roll to Death, che mi piace, Scared to Death, che invece non mi piace granché, Goodbye America, C'è la cover brutta di Somebody to Love, the Jefferson Airplane, brutta per me, No Way Out of Here, con quei pad elettronici che non mi piacciono, ma non mi fa impazzire. Ci sono molte belle canzoni, però diciamo che è un album buono. Dove lo metto? Buono. Un album buono, ma diciamo che il periodo d'oro è finito e se ne vedranno le conseguenze andando avanti nella discografia. Nel 1997, infatti, esce KFD
per gli amici Kill Fuck Die. Torniamo ai titoli delicatissimi, torniamo a parlare di fuck e di tutto quello che la parola fuck ci rappresenta. Ne viene fuori un album completamente diverso dal resto della discografia dei Wasp, perché questo è un album quasi industrial, ovviamente nei suoni, negli arrangiamenti, molto elettronici, molto marziali e molto industrial, per l'appunto. È il periodo. Blackie cerca sempre di cavalcare l'ondata del momento, e questo è sicuramente il periodo dei Nine Inch Nails, che sono sicuramente la band di riferimento per creare questo KFD. Che cosa c'è dentro? Intanto la formazione. C'è Blackie, c'è Chris Holmes alla chitarra, che è tornato in questo disco, e poi abbiamo Seth Howland, di cui vi avevo parlato prima, che entra alla batteria, e poi Mike Duda al basso. Mike Duda resterà il bassista dei Wasp per lunghissimissimo tempo. Dentro poche canzoni convincenti. Cito Kill Ahead, Kill Your Pretty Face, You. Le ultime sono belline: Wicked Love, The Horror, un filo orientaleggiante, un po' inquietante. Ma tutta la prima parte che non mi fa impazzire per niente. C'è una canzone un po' sperimentale che si chiama Fetus, con delle urla. È un intermezzo, ma un po' strana. Little Death, molto industrial, con una produzione brutta. Molte canzoni hanno una produzione assolutamente non convincente. Per me questo è un album sufficiente, ma non di più. Peraltro, dopo quest'album esce un altro live che si chiama Double Live Assassins. Esce nel 1998 l'album, l'anno successivo. Ma le cose vanno peggiorando. Nel 1999 esce Hell Dorado, a detta di molti e purtroppo anche a detta dello Sbranf, uno degli album più brutti dei Wasp. Un album in cui, resosi conto di non aver avuto successo con la svolta industrial, i Wasp tentano di ritornare sui loro passi, sullo shock rock dei primissimi dischi, ma ne viene fuori un disco che è una mezza ciofeca, perché le canzoni sono brutte e non funzionano. A parte la title track, forse Don't Cry, Just Suck, torniamo a parlare di sesso in tutte le loro versioni, Hot Rods to Hell, carina. Le altre sono molto banali, molto innocue come canzoni. L'album non è granché. La formazione è la stessa di KFD, ma l'album suona completamente diverso. Ci sono veramente canzoni dai testi imbarazzanti, ma al di là dei testi, la musica di Eldorado, le canzoni di Eldorado, per me non funzionano per niente. Ne salvo un paio, per cui, per la regola della skippabilità di cui vi ho parlato qualche video fa, quest'album se ne va in mediocre e gli è andata bene. Dopo quest'album un altro live, The Sting del 2000, un live bruttissimo, CD, DVD uscito con una qualità scarsissima, in pratica realizzato da un webcast che la band aveva fatto online e poi da lì preso e messo su un DVD e su un CD. L'unico pregio che ha questo DVD The Sting, di cui vi faccio vedere come al solito la copertina, è il fatto che Blackie presenta la sua famosissima nuova asta del microfono che chiamerà Elvis, questo coso tutto complicato come la figlia di Fantozzi, anzi la nipote di Fantozzi, che lui userà di qui in avanti per tutti i suoi live. Arriverà il 2001 e arriverà il nuovo album dei Wasp dal titolo Unholy Terror. Qui, per fortuna, ci iniziamo a riprendere. L'album esce per Victor in Giappone, come al solito, e per la Metal Ease in America e il resto del mondo. Chris Holmes non c'è più, dice di non aver suonato una nota in quest'album, ma è accreditato come chitarrista nell'album Misteri. A parte lui, la formazione rimane la stessa. Rientra Frankie Banali, che si divide con Seth Howland le canzoni nell'album. Ci sono delle belle canzoni, a me quest'album piace parecchio, soprattutto la tripletta iniziale, Let It Roar, Hate to Love Me e Locomotive Man, secondo me spacca di brutto. E poi ancora Charisma, Who Slayed Baby Jane. Peccato che alcune si somiglino un po' troppo fra di loro, ma ci sono belle canzoni. Euphoria non è male, Evermore è bellissima, anche se mi ricorda gli Who tantissimo. Doveva essere un reprise di Forever Free, preso da Headless Children,
doveva chiamarsi Circle of Legend, poi cambiò il titolo, non fu considerata come una reprise di quella canzone e uscì col titolo di Evermore. E poi si chiude Rock and Roll con Wasted White Boys. Album bello, molto funzionante. Nei miei appunti me l'ero segnato come buono più. Quindi diciamo che lo mettiamo come primo fra i buoni per il momento. Poco tempo passa, nel 2002 gli Wasp pubblicano di nuovo Dying for the World. Blackie è una macchina di dischi in continuazione. Quest'album è registrato molto in fretta per gli standard, invece molto meticolosi di Blackie, che comunque in studio il tempo ce lo perde. Ed è ispirato all'attacco delle Torri Gemelle, quindi un po' l'atmosfera dell'America post 11 settembre si riflette in questo Dying for the World. Un po' il sequel di quello di prima, però fondamentalmente come sonorità e come ambiente, diciamo, ecco. Nella formazione, Darrell Roberts è il nuovo chitarrista, Frankie Banali torna alla batteria e poi Mike Dude al basso e Blackie a tutto il resto. Le canzoni My Wicked Heart, Hallowed Ground, che è dedicata ai caduti dell'11 settembre per l'appunto, Revengeance, Be Thy Name, molto bello, grandi assoli, Darrell Roberts è un chitarrista veramente con le palle. E poi Stone Cold Killers, bella, Shadow Man, un po' scippata, Enter Sandman, altre canzoni che non mi sanno di niente, come Blackbone Torso, Trail of Tears, Rubberman, ma non è riuscito sicuramente come il precedente, anzi, io lo metterei insufficiente. Forse è meglio di KFD, che è quasi mediocre, ma sì, non più di sufficiente. E qui si arriva al grande dilemma, perché nel 2004 a Blackie Lawless viene in mente di cercare di riprodurre i fastidi che furono di The Crimson Idol scrivendo un altro concept album, stavolta lunghissimo e spalmato su due CD che escono uno ad aprile e uno a settembre del 2004, dal titolo generale di The Neon God. La prima parte si chiamerà The Rise, la seconda parte The Demise. Come potete capire, dalle mie mani, l'ascesa è il declino. Di chi? Di Jesse, questo orfano dalla vita miserabile che scopre di avere il potere di leggere nella mente delle persone e pian piano usa questo potere per diventare una specie di messia seguito dalle masse. Fino a poi però autodistruggersi nel secondo CD, appena spoilerato tutta la storia, così mi potete odiare per qualcosa, autodistruggersi grazie soprattutto all'amica Droga, e ai suoi amici che lo tradiscono e che gliene combinano di tutti i colori intorno, fino a mandare tutto a puttane e a morire. Benissimo, questa è la storia di The Neon God. È una storia in realtà molto meno articolata e molto meno riuscita di The Crimson Idol, perché ascoltando i dischi e leggendo i testi la storia va poco avanti, è veramente ripetitiva, è lunga, lunga, ma non succede granché nella storia, a parte queste quattro cose che vi ho detto io in questo riassunto di cosa, 20 secondi. Storia mediocre, album, ma il primo. Tutti li disprezzano. Io il primo riesco a salvarlo e a portarlo alla sufficienza grazie alla bella Why Am I Here, che introduce un po' l'atmosfera, a The Rise, Asylum Number 9, The Running Man. Qualche canzone da per sé funziona, ma non va più della sufficienza, eh. Cosa che invece non succede al secondo album, dove peraltro rientra Seth Howland dando il cambio a Frankie Banali alla batteria, i due si intercambiano in continuazione e il resto della formazione è sempre la stessa. Il secondo album musicalmente invece è veramente fiacco, io salvo la prima, Never Say Die, salvo All My Life, che è il momento di grande dolore, il turning point della storia, quindi drammaticamente molto ben portata. Per il resto, forse The Last Redemption, dove c'è il finale, dove lui si pente, poi niente, poi muore, si ammazza, insomma, tutta questa storia. Ma veramente musicalmente c'è poco degli Wasp che conoscevamo, che conoscevate, e
e penso che unanimemente The Neon God sia riconosciuto come uno dei punti più bassi della carriera dei Wasp. Il secondo disco per me non va oltre il mediocre. E così, dopo il fallimento anche commerciale di The Neon God, la line-up inizia di nuovo ad andare a pezzi. Prima se ne va Stet Howard, poi se ne va Darrell Roberts, che va nei Five Finger Death Punch, una delle mie band preferite. Ma chi arriva? Arriva Mike Doop, che ha la batteria, che resterà batterista per un bel po', e arriva Doug Blair, bravissimo chitarrista, all'altra chitarra. Il risultato di questa nuova lineup è un nuovo lavoro in studio che si chiama Dominator. Siamo nel 2007, esce per la Demolition Records, le case discografiche cominciano a farsi sempre più piccole. È un album che doveva uscire nel 2006, poi fu posticipata l'uscita, furono aggiunte due tracce, tolte due cover, che poi furono usate come bonus. Finalmente però la produzione è ottima. È un album più rock and roll, più diretto, con meno sovrastrutture. Blackie Lawless dimostra di aver imparato la lezione. Questo è un album di puro, sano heavy metal, dritto, rock and rollesco, se volete, senza troppe lucubrazioni mentali, ma con dei bei riffoni, delle belle canzoni asciutte, dei bei soli di chitarra di Doug Blair. E poco fumo e tanto arrosto. Veramente un album fatto molto bene. Canzoni belle ce ne sono veramente tante. A me piacciono quasi tutte. Mercy, Long Long Way to Go, bellissima, con una solo chitarra, bellissimo. The Burning Man. Poi c'è una canzone particolare che si chiama Heaven's Hung in Black, che inizia con una citazione da Glory, Glory, Hallelujah, che è una canzone. Un inno ufficiale durante la guerra civile degli unionisti di Abramo Lincoln. È un brano lento, molto bello. Mi piace Heaven's Blessed, mi piace Teacher, fighissima. E Deal with the Devil alla fine, gran rock and roll, con un guest solo dell'ex chitarrista Darrell Roberts. Un disco veramente bello, uno dei dischi più sottovalutati dei Wasp, che di solito non viene considerato fra i dischi belli dei Wasp o quelli ricordati di Wasp, ma per me Dominator è un ottimo album, me lo metto in ottimo. Ecco, adesso nella lista degli ottimi non abbiamo fatto una scaletta, ma così a occhio metto The Headless Children il primo di tutti, forse questi due, poi Dominator, forse il Live alla fine, ma comunque vabbè, lì come dico sempre sono gusti soggettivi. Il penultimo album in studio dei Wasp esce nel 2009, si chiama Babylon ed ha in copertina i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Attenzione con l'Apocalisse, Blackie ritorna sui suoi passi, Blackie è stato cresciuto in una famiglia strettamente cristiana, valori che ha rinnegato pesantemente in gioventù, ma ai quali si riavvicina altrettanto pesantemente in età avanzata, e quindi le tematiche bibliche iniziano ad abbondare da questo disco in avanti. È sì più religioso nei testi, ma è sicuramente un disco ancora bello rock and roll, bello veloce, facile da digerire, con delle belle canzoni come Crazy, Live to Die Another Day, Babylon's Burning, pezzone, e poi la cover di Burn dei Deep Purple, riuscita peraltro, non male. Lato B, chiamiamolo così, si siede un pochino. Ma tutto sommato, secondo me, Babylon è un disco buono che si ascolta veramente molto, molto con piacere. L'ultimo album in studio degli Wasp al momento si chiama Golgotha ed è uscito nel 2015. Continuiamo con i riferimenti biblici. Io stesso, nel lontano 2015, gli diedi 8 in fase di recensione. Ascoltato oggi, ne sento un po' di più la stanchezza. E laddove alcune canzoni funzionano molto bene, come Last Runaway o Shotgun, che nonostante sia un po' troppo lunga, un po' troppo uguale a se stessa, ha dei riff veramente fighi, o l'ultima lunga e drammatica Golgotha, che è molto figa, o Hero of the World, che mi piace tanto, altre canzoni non sono così coinvolgenti e non mi fanno proprio impazzire. Tutto sommato, oggi forse non gli darei 8, ma un 7 glielo darei, per cui questo è un altro buon album sicuramente. Oh, qui finisce la discografia ufficiale di Inediti nel 2015. Nel 2017 la band va in tour per festeggiare i 25 anni di The Crimson Idol. Come sapete, vi ho detto prima,
ne verrà fuori il famoso Re-Idolized, quindi la riedizione nel 2018, la riregistrazione con tanto di DVD del famosissimo concept album dei tempi che furono. Peraltro Re-Idolized presenta ben 6 tracce extra che erano state originariamente concepite anche per l'album originale. Dopo solo grandi voci di un nuovo album, ma niente certezze. Purtroppo Frankie Banali muore nel 2020, si fanno nuovi tour. Il batterista, peraltro, dal 2017 è Achilles Priester, batterista che molti di voi conoscono soprattutto per aver fatto l'audizione per il Dream Theater, ma che è un batterista brasiliano famosissimo che ha suonato con mezzo mondo anche lui. Molti tour peraltro vengono fatti, ma altrettanti quasi vengono annullati per 1000 problemi alla schiena che il povero Blackie si porta dietro, dovuti a un uso smodato e scriteriato del suo corpo, al sovrappeso e a tanti altri problemi di natura meccanica vertebrale. Boh, direi che è tutto. Se guardiamo un attimo la tier list, ci sono veramente un sacco di dischi dal buono al capolavoro, veramente tanti. Io proprio da escludere, veramente toglierei Eldorado, The Neon God, i due dischi e quel KFD che a me personalmente non piace, ma so che a molti invece piace tanto. Gli altri li salverei veramente tutti e tutto sommato ci danno l'idea di una band dalla carriera veramente folgorante, dagli inizi shock rock e gli scupereschi agli ultimi dischi molto più ragionati, potenti e drammatici. Bene amici, questo era tutto per questa puntata della Tier List. Come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fin qui. So che volete l'indizio sulla prossima band. Bene, la prossima band sarà una chicca per intenditori. Niente band mainstream, ma tratteremo una band molto particolare. Pensate che è talmente particolare che ha fatto il suo primo album live dopo che il cantante è morto. Pensateci, ne riparliamo venerdì prossimo. Per il momento un saluto a tutti e che la gloria sia con tutti noi!